Nuovo appuntamento con l'Atletalk, buonasera e ben ritrovati da parte di Federico Marconi. Si parlerà tanto di calcio in questo pomeriggio perché c'è l'Europeo in campo Danimarca e Belgio, grande ospite che andremo tra pochissimo a presentare anche per toccare il tema Italia dopo la vittoria di ieri e in vista di Italia-Galles, ma prima di partire vado ovviamente a presentare la mia compagna d'avventura Martina Procaccini, ben ritrovata. Ciao Federico, buonasera a tutti, buonasera, eccolo vicino a me, quindi di conseguenza posso prendermi l'onore di presentarlo. Federico, ti rubo... Puoi, grazie. Anche perché c'è il sottopancia, quindi l'hanno già capito anche da quindi casa. Quindi Simone Ferraris, allenatore tecnico futsal, che andremo a conoscere meglio tra poco, però prima dobbiamo comunque ricordare chi permette tutto questo. Quindi assolutamente, assolutamente, internet è fondamentale per andare in a dire, no, scherzi a parte, un ringraziamento a Mattia Nicolò e Andrea, che sono i nostri registi, produttori, e soprattutto Giulio, il boss, che salutiamo e ringraziamo per la sua esistenza. Detto questo, torno da te, Matte. Ma sì, perché è una brava persona, alla fine ci finanzia, è anche giusto. Trova gli ospiti, brava persona. Senti, ma che cosa è successo nella partita che sta andando in corso proprio poco prima che andassimo live? È successo che la Danimarca, ovviamente dopo tutto lo shock post Eriksen, è partita contro un grandissimo avversario come il Belgio, molto bene, ha segnato con Yusuf Poulsen dopo soltanto 2 minuti. Belgio che però poco fa ha pareggiato con Thorgan Hazard, assist di De Bruyne appena entrato. E ovviamente alla lunga potrà anche uscire la squadra che oggi gioca in trasferta, perché si gioca a Copenaghen al Parken. Sempre 1-1 quando mancano 35 minuti al termine della partita. Benissimo, beh, questa era una panoramica importante, ma adesso passerei al protagonista di questa live, quindi Simone Ferraris, classe 87. Ciao, buonasera a tutti. Insomma, presentati tu, tecnico futsal, dici un po' la tua storia, però prima giocatore anche. Prima giocatore, ogni tanto sì, mi rimetto gli scarpini ai piedi. Non l'hai appesa al chiodo? No, però in realtà farei bene a farlo, visto che tuttora per esempio ho una lesione di 1,5 cm, perché stavo facendo ora un torneo a fine campionato e ho segnato, cioè quando mi sono fatto male ho calciato, ho segnato, ma mi sono fatto male. Al costo. Quella è la vecchiaia, esatto, quella è la vecchiaia, però non me lo metto in testa e quindi ogni tanto mi ostino. E sì, anche quest'anno infatti ero tesserato come giocatore, oltre ad essere tecnico, e quindi ho dato una mano ai ragazzi, ma che mano per modo di dire, perché insomma di certo non ne avevano bisogno. Chi ha seguito un po' il campionato quest'anno di Serie A2 ha potuto vedere che insomma l'Olympus siamo riusciti a ammazzarlo definitivamente proprio il campionato, già con 4 giornate d'anticipo, quindi promossi con un mese d'anticipo, e siamo arrivati in finale di Coppa Italia, anche se purtroppo lì abbiamo preso la batosta da Napoli, che però devo dire sportivamente ha meritato, insomma, perché quando perdi meritevole della vittoria. Sì, quando perdi una finale 5-0 è evidente insomma che l'avversario merita decisamente di alzare il trofeo al posto tuo. Certo. Volevo fare subito una domanda, sì, a Simone, una domanda già molto piccante in realtà, perché ovviamente tu sei sia allenatore che giocatore. Ovviamente si parla, no? Nel caso tu scherzosamente dicevi prima sarebbe ora di appendere gli scarpini alla chiodo, è un qualcosa sempre di molto difficile per un calciatore in tutti gli sport, che, per uno sportivo e per un calciatore a calcio a 11, calcio a 5 ovviamente. Nel tuo caso c'è però già questo, hai già intrapreso questo altro percorso che è quello di allenare. Quindi risulta più semplice o comunque c'è sempre quella voglia, no, di prendersi protagonista ancora in campo prima che in panchina? Allora, guarda, io ti risponderò forse in una maniera che ti sorprenderà. In realtà io ho iniziato ad allenare presto, nel senso che quasi ho messo da parte la mia carriera da giocatore molto presto rispetto a quanto magari forse avrei potuto. E ormai sono 12 anni che alleno, considera, quindi non sono pochi. E ho sempre mantenuto in parallelo il discorso giocatore-allenatore, quindi dove potevo o facevo allenatore-giocatore, oppure comunque magari giocavo nelle prime squadre e allenavo le giovanili. Arrivi a un punto dove per forza di cose devi sacrificare una dei due. Io ho visto che ero portato, anche a detta di altri, per questo ruolo, per questo mestiere, cioè quello di allenatore, di tecnico, e quindi ho messo da parte gli scarpini. Non nego, come dicevo prima, che ogni tanto, come hai detto anche bene te, quella voglia di rendersi protagonista in campo torna. Quindi magari faccio 2-3 anni senza giocare, poi mi rimetto in gioco, poi magari arriva la proposta allettante di qualche società che ti rivuole in campo perché si ricorda di quando calciavi bene la palla, e quindi
è questo. Però diciamo che adesso, in prospettiva futura, ovviamente anche con gli anni che passano, è sempre più marcato il mio ruolo da allenatore, insomma, questo è. Allora, prima di ripassare la palla a Martina, quella virtuale, ti faccio un'altra domanda che è legata proprio alla questione campionato italiano futsal, perché tu prima dicevi giustamente abbiamo perso contro il Napoli, che ha meritato, ma in generale, anche per i meno ferrati nel calcio a 5, come è strutturato proprio il campionato dal punto di vista di favorite, cioè chi è che sta meglio di altre? Diciamo che se tu ti riferisci alla categoria, quest'anno noi facciamo la Serie A2, è normale che nel momento in cui tu a inizio anno vedi la rosa, il roster di una società che magari ha tot giocatori ovviamente, insomma, super conosciuti, noi avevamo tanti giocatori anche a livello proprio internazionale, gente che ha alzato la Champions League di calcio a 5, cioè gente che anni fa, ripeto, ha vinto Serie A, Champions League, insomma, è normale che agli occhi di tutti parti favorito. Però è anche vero il detto che la palla è rotonda, tutto può succedere, quindi comunque non è detto che poi tanti giocatori forti possano essere compatibili, non è detto che un allenatore li sappia gestire bene, non è detto, insomma, che tutto vada come deve andare, quindi, insomma, ma così come nel calcio a 11, in quello penso che sia normale, non è che siano due sport poi così opposti da questo punto di vista. Mi ha fatto venire in mente il parallelismo con il basket. Tu hai detto invece in realtà c'è anche delle similitudini con il basket, assolutamente. Sì. Però prima vediamo il video, Federico? Sì, perché ovviamente, ecco, a proposito esatto, di questo. Perché noi abbiamo intervistato. Vabbè, parla tu. Ti prego, guarda. Ormai sono offeso, penso che andrò via. Chiama tu Giulio, glielo comunichi e insomma lo informiamo. Noi litighiamo sempre con Federico, sì, perché sì. Ovviamente è piccolo e deve subire. Il bello è che lei riesce poi ad autosabotarsi pur provando a offendere me, è divertentissimo. Bisogna lasciarla fare. Comunque, abbiamo intervistato Massimiliano Bellarte, che è CT della nazionale di futsal. Assolutamente. E insomma, vogliamo vedere un attimo questo video, così poi lo commentiamo insieme. Ben trovati dalla redazione di Atleta News, il nostro ospite di oggi, Massimiliano Bellarte. Ciao Massimiliano, ci senti? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, lui è il CT della nazionale futsal. Allora, tu hai iniziato proprio alla Ruvo Calcetto. Ho iniziato, in realtà la mia carriera sportiva inizia come giocatore di pallacanestro. Ah, quindi giocavi a basket, ma c'è qualcosa in comune con il calcetto? Anche se tu mi perdonerai che io adesso ho usato diciamo questo termine. Con il futsal? C'è tanto in comune, innanzitutto ci sono 5 giocatori, nel futsal ci sono 4 giocatori più il portiere, quindi 5. E quindi le dinamiche di squadra sono pressoché simili, poi il modo di correre, il modo di cambiare direzione, il modo anche di passare nel campo della strategia operativa porta comunque con sé similitudini con la pallacanestro. Ben trovati dalla redazione di Atleta News, il nostro ospite di oggi, Massimiliano Bellarte. Bene, questo è il bello della diretta, no, Fede? No, sono gli effetti, il bello della tecnologia, perché lo sentiamo ancora peraltro, no? Ecco, ci siamo. Però potevo doppiarmi, tanto era sempre la mia voce. Volevo arrivare lì. In realtà tu stavi pensando queste cose, non le stavi dicendo. Esatto, sì, quello era il mio pensiero. Benissimo, quindi insomma abbiamo visto un pochino, ecco, il futsal. A parte voglio fare una digressione, perché prima di iniziare io l'ho chiamato calcetto, ovviamente sbagliando, perché lo esiste più tutti, sei proprio risentito. Assolutamente. Perché? Perché il calcetto per noi, diciamo, del settore è come se fosse dispregiativo, nel senso, di solito col calcetto noi intendiamo tutto ciò che è amatoriale, cioè coloro che giocano affittando il campo, prenoti al circolo. Il calcetto con gli amici. Esatto, col pallone normale, nemmeno a rimbalzo controllato. Che poi è uno sport diverso. No, perché non c'entra niente. Esattamente. Quello in realtà è, infatti, calcetto, perché nel senso è una sorta di calcio a 11, però messo in un campo piccolo. Basta, quello è. Quindi non ci stanno schemi, ma già che il pallone non è rimbalzo controllato cambia totalmente poi il gioco, perché la velocità di gioco e l'intensità di gioco cambia, la tecnica ovviamente cambia, perché ovviamente col pallone diverso è tutto, tutta un'altra cosa. Tra l'altro
colgo l'occasione per dire una cosa: tanta gente che gioca anche a livello amatoriale vede un po' con, non lo so, quasi con odio, con ansia questo pallone a rimbalzo controllato, perché dice pesa troppo, non riesco a calciarlo. Ma in realtà il pallone a rimbalzo controllato, soprattutto a livello amatoriale, eviterebbe e diminuirebbe sicuramente tanti infortuni, perché tanta gente va, parliamo di livello amatoriale, va scomposta negli interventi, nei contrasti, che con un pallone che rimbalza tanto aumenta il pericolo di farsi male, con un pallone che invece non rimbalza sta là, e in più aiuta e facilita il controllo di palla, un dribbling, insomma la tecnica di base la facilita sicuramente. Quindi secondo me tante persone dovrebbero invece cominciare ad avvicinarsi al futsal anche in queste piccole cose, in questi piccoli dettagli. Certo, quindi le agevola in realtà. E quindi invece però nel paragone con il calcio a 11, posto che adesso scherzando il calcetto appunto è una sorta di calcio a 11 però amatoriale, esatto, quindi non professionale, non, tra invece i professionali, quindi 11 e 5, qual è la differenza, quali sono le analogie e perché poi effettivamente invece addirittura si allinea di più con un altro sport che è il basket? Te lo stavo per dire, in realtà se tu mi chiedi analogie col calcio a 11, a me viene più da pensare col basket, mi viene da pensare più col basket perché già il fatto che sia uno sport al coperto indoor, poi viene praticato anche all'esterno, però se parliamo a livello professionistico e quindi futsal, la parola stessa te lo dice perché viene dal portoghese football da sala, sarebbe football sala. E quindi già in quello è molto più simile al basket rispetto al calcio a 11, i giocatori che sono in campo, il numero di giocatori che sono in campo, le dinamiche di gioco, quindi ci sta tanto, tanti schemi, ci sta tanto studiato a tavolino, ci stanno i blocchi, l'intensità, la velocità di gioco, i cambi continui, nel senso che un giocatore che esce può rientrare, cosa che il calcio a 11 sappiamo non si può, quindi la superficie su cui si gioca, insomma, sono molte più le analogie col basket. Tu mi chiedi col calcio a 11, ti dico la verità, non so, perché anche il pallone sì, lo calci con i piedi, ma il pallone è diverso, quindi... Perché un giovane, e quindi di conseguenza perché tu, cioè sei l'esempio, no? Quindi sei il portavoce poi di una intera categoria, perché un giovane dovrebbe avvicinarsi al futsal di più, per esempio, che non nel calcio? Posso che sono due cose diverse, no? Però perché ci si avvicina al futsal? Guarda, io non so se posso dare un consiglio generale a tutti. Posso, no, nel senso io posso provare a dire quella che è stata la mia esperienza e cos'è che mi ha portato a passare al futsal. Io gioco a calcio a 11, anche a discreti livelli, insomma, comunque ho giocato in società come la Cisco, il Savio, la Lazio, ero nella prima della Lazio, quindi comunque per me è stato poi un cambio drastico, perché un pochino... scusate se lo uso questo termine, ma mi ero un pochino stufato, nel senso che il calcio a 11 a un certo punto mi ha stufato, perché comunque poi quando vieni a contatto con certe realtà vedi un po' come gira quel mondo, e io cercavo un qualcosa di più, tra virgolette, genuino. Quindi il calcio a 5 in linea generale, soprattutto a livello giovanile, è sicuramente un pochino più genuino rispetto al calcio a 11, la realtà è un po' diversa. Perché comunque le società anche sono un po' più piccole, quindi anche spesso tante società hanno proprio una struttura tra virgolette a conduzione familiare, no? Girano meno soldi e quindi questo già porta ad avere un approccio verso lo sport diverso da parte di tutti, più autentico, bravissima, quindi da chi gioca, dagli addetti ai lavori, dal tifoso che viene a vedere partite, quindi anche i genitori sono un po' meno rispetto, sì, al calcio a 11. Questo secondo me è un valido motivo. L'altro motivo può essere per le mamme che portano i bambini, che se portano i bambini a giocare a futsal non avranno i completini, le divise da lavare col fango, bagnate, perché allenandosi tutto al chiuso, esatto, i bambini quindi evitano anche, rischiano meno di ammalarsi perché non stanno al freddo. Questo sempre per chi ha la fortuna di avere delle strutture al chiuso, perché poi purtroppo noi sappiamo per esempio qua a Roma non esatto, ce ne saranno forse 3 o 4 in tutta Roma, quindi sì, purtroppo è questo il problema. E infatti diciamo che fino alla Serie B non c'è nemmeno l'obbligo, anche a livello di prima squadra, non c'è l'obbligo di avere il palazzetto, insomma di avere il campo indoor, fino alla C1 puoi tranquillamente giocare all'aperto. E questi potrebbero essere dei motivi per avvicinarsi al calcio a 5. In più, non ultimo, chi magari è particolarmente innamorato del pallone, come si dice, nel senso che gli piace proprio toccare la palla, toccare, sì, tanto la palla, sicuramente il calcio a 5 ti permette di avere
a disposizione molte più situazioni di gioco rispetto a un calcio a 11, nel senso che il calcio a 11 è capace che tocchi un pallone ogni 2-3 minuti e calcio a 5 ne tocchi 20 in 2 minuti. Certo. Questo è, okay. Quindi può essere anche un incentivo magari a un ragazzo che è in dubbio se andare a passare al calcio a 11, al calcio a 5, magari dice sai, cioè, però sto più nel... E poi se me lo consenti, forse televisivamente parlando è vero, il calcio a 5 non è così spettacolare come il calcio a 11 spesso, perché soprattutto se uno non è del settore è un po' anche noioso, no? Come può essere anche il basket, che ripeto sono simili. Però qui intervengo poi dopo perché ovviamente dipende anche, cioè la deformazione professionale. Io ti dico per esempio che ho avuto la fortuna di commentarlo il calcio a 5, per un telecronista è molto più divertente. Bravissimo, e là volevo arrivare. Là volevo arrivare che per un telecronista e per chi la vive, quindi il giocatore, l'allenatore o chi addirittura sta proprio lì, quindi il tifoso nel palazzetto e non in TV, io posso dirvi proprio perché io per 20 anni ho giocato a calcio a 11 e poi sono passato a calcio a 5, è molto più emozionante. Vedi delle partite di calcio a 5 anche ad altissimi livelli, anche finali di europei, che magari una squadra perde 2-3-0 a 2 minuti dalla fine e dice vabbè, è finita, 2 minuti. Ma che? 2 minuti e calcio a 5 sono eterni, proprio perché eterni. È molto più dinamico. Eh sì. Di conseguenza anche il telecronista deve essere più bravo, perché comunque ci sono molti più cambi, mi sì, immagino. Guarda, da un punto di vista proprio tecnico, nel calcio a 11 tu puoi fare molti più riferimenti a quello che è successo in settimana, lo dicevamo anche con Marco Calabresi, no? Puoi dare chicche in più. Ci sono esattamente, più momenti morti che nel calcio a 5 non ci sono, quindi tu devi concentrarti di base sul play by play, proprio si dice in gergo, e quindi commenti quello che accade. E devi stare attento, perché io nell'unica partita che ho commentato, al 20° ero senza voce e avevo ancora poi tanto da commentare. Però torno sul calcio a 11, il Belgio l'ha ribaltata, sta vincendo 2-1, gol di De Bruyne che ha cambiato la partita, assist e gol quando è entrato, quindi tanta roba. Come lo vedi il Belgio, Simone, all'Europeo? Belgio lo vedo bene e non è l'unica squadra però che vedo bene, diciamo forse penso di non essere l'unico a vederla bene quest'anno il Belgio, sì. È una forse tra le favorite, perché se ho sentito insomma anche in televisione tanta gente la dà tra le favorite come la Francia, però io penso, non perché sono tifoso, anzi di solito sono anche molto scaramantico, però vedendo le prime due partite dell'Italia, oltre alla qualificazione e tutto quanto, io penso che anche noi quest'anno possiamo dire la nostra, nel senso magari non so se arriveremo in finale, non so se magari qualcosa potrà andare storto, perché succede, no? Spesso abbiamo visto in queste competizioni internazionali può succedere qualsiasi cosa, però l'Italia mi fa ben sperare, vedo che comunque abbiamo tanti giovani che hanno tanta voglia. Di questo sono contento che il mister Mancini abbia dato tanta fiducia a tanti giovani, e ho visto uno Spinazzola che mi ricorda un po' il grosso del 2006, che potrebbe essere l'asso in più quest'anno per la nazionale, perché ogni poi competizione europea o mondiale che è, sappiamo che spesso c'è un giocatore chiave, l'asso, no? Sì. Esatto, che spesso poi è quello che parte in sordina, nel senso che nessuno magari ci punterebbe, perché magari uno è più facile puntare su Immobile, capocannoniere, certo, scarpa d'oro. E poi magari invece l'europeo magari te lo risolve uno Spinazzola, per dire. Anche se poi, ecco, seguendo la stagione di Spinazzola c'è poco da sorprendersi, perché ha fatto qualcosa di straordinario, come Locatelli, che però è l'uomo che fa 2 gol ieri sera contro la Svizzera, ma non parte nella gerarchia titolare, perché c'era Pellegrini, che poi si fa male, e quindi ecco che lui che parte in sordina diventa fondamentale. Ora sta rientrando Verratti, ma tendenzialmente Locatelli non si tocca in questo momento. Ma questo è il bello di quest'Italia comunque, il fatto che anche chi entra per secondo non fa rimpiangere chi è uscito per primo. Per quello dico che secondo me potremmo dire la nostra, insomma. Non abbiamo, per adesso non vedo lacune in alcun reparto, insomma. Vero, vero. Vediamo, speriamo. Quindi per te la stella che brillerà di questo europeo è Spinazzola? Beh, è presto per dirlo, sono 2 partite, ci sta il caldo che incombe, tante cose. Osiamo però. Però no, ti posso dire che per adesso io ho visto che sicuramente abbiamo dei punti di forza sulle fasce, perché ti dico la verità, pure Berardi non me l'aspettavo così. Bene Berardi. E infatti io volevo arrivare lì. Berardi come lo vai a piazzare? Perché esagero, c'è una maglia di Insigne lì dietro, sicuramente il nostro top player, però
proprio perché non ci si aspettava questo Berardi qui, io rimango più sorpreso e colpito da quello che sta facendo, e secondo me tatticamente, lo vedi nel gol di Locatelli ieri sera, il primo dei due, fa la differenza. Allora, anche rispetto a Insigne. Berardi probabilmente ieri ha reso anche di più perché stava vicino a Locatelli, quindi loro giocano insieme durante l'anno, quindi si conoscono. Quindi se a volte, te lo dico da allenatore, ci stanno dei giocatori che si trovano. Uh-huh. E a prescindere dal calcio a 11 o calcio a 5, se hai due giocatori che si trovano lo vedi in campo, è evidente. Quando un giocatore, diciamo, lancia un altro compagno di prima perché sa che sta lì, è evidente che lo conosce a memoria. Così come quel giocatore che parte senza stare in fuorigioco, è evidente che già sa che quella palla gli arriverà dal compagno perché lo conosce. Il fatto di Insigne è sicuramente un top player, scusa se apro questa piccola parentesi, a me piace da morire, e... però in realtà, questo magari è un po' più una visione tecnica, sì. Chi permette determinati inserimenti, come per esempio a Spinazzola, è proprio Insigne, perché il suo posizionamento dove lo fa giocare Mancini è ciò che permette ad avere più spazio e più campo a Spinazzola. Che a quel punto, se viene, diciamo, contrastato, se viene magari gli viene messa un muro a Spinazzola perché magari l'allenatore avversario vuole cercare di coprirsi di più su quell'esterno, è lì che si crea invece lo spazio libero sulla mattonella di Insigne. Quindi Mancini, io ho notato che cerca sempre di creare la doppia opzione per impensierire l'avversario, perché non sa dove andare a coprire, quindi se copre là abbiamo, diciamo, lo sfogo là, se invece copre dall'altra parte lo sfogo in questo parte. Modo le difese vanno totalmente nel pallone. Poi la Svizzera del Galles parleremo, perché parleremo anche di videogiochi tra pochissimo. Prima faccio un salto in chat, perché noi stiamo parlando di singoli e c'è chi effettivamente, Vischio, ci scrive: parliamo di Jorginho per favore, che l'ho preso al Fanta Europeo e mi serve un po' di fortuna dopo un anno di dolori, di gioia nel caso di Jorginho, che ha anche vinto la Champions. Come lo vedi Jorginho? Beh, Jorginho è un gran bel giocatore. Diciamo che non ha bisogno di presentazioni. Può essere l'anima silenziosa di questa squadra? Io penso di sì. Vedo come imposta, e hai usato il termine giusto, è l'anima silenziosa. Nel senso, non è un giocatore che ha bisogno di grandi cose, di fare grandi spettacoli, però è fondamentale. Cioè, per chi si intende di calcio non può non capire la rilevanza che in questo momento lui ha nel centrocampo dell'Italia. Dicevo prima, parliamo di videogiochi, perché non posso che chiederti, tu giochi a FIFA? Ti dico la verità, poco. Ok, ma... però se no. Sei un amante del genere. No, ma poco in realtà, perché non ci sto mai, tutti i giorni non sto sui tempo. Campi, esatto. Diciamo che mi fanno avvicinare molto, negli anni mi hanno fatto avvicinare molto i ragazzi che allenavo. Okay. Quando io organizzavo le cene a casa mia con i ragazzi, era poi solito finire la serata. Esatto, il mega torneo. Dove esistono dei giochi, dei videogiochi sul futsal, per carità? No, mi tocca di dire. Allora, FIFA per esempio è un gioco che ti permette, sì. Ma anche negli ultimi anni c'è questa modalità, che la modalità volta, che però è molto più un FIFA Street, esatto, che un futsal, se vogliamo. Però in realtà sempre volta ti offre la possibilità anche di fare futsal, quindi c'è l'opzione FIFA Street, ma l'opzione proprio senza barriere si chiama, okay. No? E quindi tu giochi. Che è qualcosa che mi incuriosisce, che magari proviamo nel tuo caso, perché io vorrei anticipare virtualmente Italia-Galles, se sei d'accordo. Va bene. Sì, però perché... prima posso fare una domanda a lui, perché visto che parliamo di videogiochi, no? Sì. Possono servire a promuovere, a diffondere questo sport? Cioè, cosa bisogna fare secondo te per promuoverlo maggiormente? Mazza, questa ho tirata fuori, capito? Dalla manica. Guarda, io ti dico, sicuramente quello che sta facendo adesso la Juve è una cosa bella. Cosa sta facendo la Juve? Esatto. Allora, la Juve ha chiamato l'ex CT della nazionale, Alessio Musti, che anzi colgo l'occasione, qualora ci stesse vedendo, per salutarlo, che siamo anche amici. E l'ha chiamato praticamente a dirigere tutto ciò che è lo stretto contatto tra il futsal e il calcio a 11. Quindi la Juventus, forse, penso al momento, sicuramente è stata la prima, non so se è l'unica, sono sincero, non lo so, quindi non mi permette di dire l'unica società di Serie A di calcio a 11 che sta cercando di intraprendere un percorso parallelo tra le due discipline. Perché si è resa conto di quanto il calcio a 5 possa servire al calcio a 11, di quanto il futsal sia costruttivo
nella formazione di un giovane calciatore di calcio a 11, tant'è so che la Juve appunto ha chiamato il mister Musti proprio per dirigere delle sedute di allenamento settimanali, con cadenze insomma settimanali, per tutte le giovanili, proprio perché diciamo elaborano e si allenano su degli elementi tipici del futsal che poi sicuramente possono essere utilissimi nel calcio a 11. E cosa può dare il futsal al calcio a 11, proprio anche come dici tu a livello proprio tecnico? Allora, vabbè, a livello tecnico ti faccio un esempio. Sono ignorante perché non gioco a calcio, esatto. Quindi proprio... Allora, sicuramente nella tecnica di base il calcio a 5 la sviluppa maggiormente perché comunque lavora su spazi più ristretti. Non a caso noi sappiamo che la maggior parte dei giocatori che anche giocano a calcio a 11 brasiliani o comunque dell'America Latina, dove è molto diffuso questo sport, perché come tutti gli sport si diffondono anche a seconda un po' di tutto ciò che è il contesto, quindi il fattore climatico, il fattore ambientale, il fattore politico, no? Del paese, certo, in cui nascono. In America Latina è pieno di queste strutture al chiuso, cosa che prima diciamo che qui in Italia mancano. Invece lì comunque i bambini iniziano nelle palestre, quindi al chiuso, quindi con il futsal. Ma tutti sanno, insomma, anche Ronaldinho, che ora so che era ritornato a giocare a calcio a 5 adesso a futsal nel suo finale di carriera, perché era stato chiamato da un club appunto lì brasiliano. E come ti dicevo, molti giocatori brasiliani dell'America Latina vengono dal calcio a 5 proprio perché lì sviluppano una tecnica più raffinata. Neymar è un altro, no? Eh? Neymar è un altro. Neymar è un ma tantissimo, possiamo fare mille e mille sono no. Poi cioè, per antonomasia è più forte, esatto, no? I calciatori brasiliani. Sì, perché nello stretto loro hanno una tecnica che ovviamente nell'uno contro uno è devastante rispetto a tanti altri giocatori. Ultimamente ho notato che anche i preparatori dei portieri si stanno rifacendo molto alle preparazioni che si dà ai portieri nel calcio a 5. La famosa uscita in figura, no? Ora chi è un po' del settore mi capirà al volo, magari te no. Diciamo che prima i portieri tendevano ad uscire un po' così a valanga, passami il termine, certo, perché... adesso invece escono con un criterio, quindi con una figura, mettendo le gambe e le braccia in una certa maniera, coprendo... Quindi c'è una tecnica anche per loro. Assolutamente, da assolutamente. Da questo punto di vista Neuer e la fotografia. Bravissimo, te lo stavo per dire. E viene detto spesso poi, no, l'uscita quasi da futsal, c'è chi... azzardava uscita da palla a mano in qualche caso, secondo me anche in sì, però comunque sia tecnicamente c'è proprio quella preparazione lì, quindi condivido appieno anche e da questo. Chissà che allora magari Neuer non sia considerato uno dei più forti anche per questo, perché comunque ha avuto ormai dagli ultimi anni una grande preparazione da futsal, perché lui è proprio evidente. Cioè. Ma soprattutto chissà quale sarà poi il futuro da questo punto di vista, perché rispetto a 20 anni fa, ma anche a 10 anni fa, vediamo molti più portieri dover giocare con i piedi. E comunque sia, c'è chi non se lo può ancora permettere, ma c'è chi, come Neuer, come Alisson, parlando di brasiliani tra l'altro, è quasi più bravo con i piedi che il centrocampista centrale, no? E quindi... Sì, ma anche perché adesso c'è la tendenza di molti allenatori a far partire il gioco dal basso. Quindi per forza di cose spesso sei anche costretto a dover ridare la palla al portiere. Tu sai bene che comunque nel calcio a 5 addirittura esiste il portiere di movimento dove tu fai proprio la scelta di metterlo in campo per creare superiorità numerica. Quindi devi avere, se possibile, un portiere dotato tecnicamente. Quindi questo secondo me è già un altro spiraglio di speranza che il futsal insomma un pochino entri sempre di più all'interno del calcio a 11. Quindi l'accostamento con il calcio a 11 per te potrebbe essere una strategia. Per esempio Bellarte ci ha raccontato che nel costruire la squadra nazionale ha convocato molti giovani, quindi poi alla fine ecco un'analogia, per esempio due ragazzi proprio del 2001. Sì, abbiamo due ragazzi pure nostri che allenano. Ok, sì, e Simone dice Ghilli. Che effettivamente a livello anche comunicativo quello può creare un indotto, crea comunque un engagement anche da parte appunto dei più giovani, che alla fine può servire come strategia per diffondere. Sì, per... perché un giovane, vedendo un giovanissimo accedere alla nazionale, può tra virgolette immedesimarsi, esatto, e può diciamo avere una speranza in più di arrivare pure lui a quei livelli. Quindi sicuramente insomma la sostieni anche tu. Sì, ma io sosterrò sempre
il coinvolgere i giovani. Io anzi quest'anno è capitato con l'Olympus, prima dell'Olympus allenavo anche da un'altra parte nella prima squadra, ma sempre parallelo alle giovanili, perché io in realtà prediligo allenare i giovani, perché secondo me poi sono, al di là del discorso che facevamo prima, la genuinità dello sport lo respiri più con i giovani che dove girano i soldi, ma per un allenatore è ancora più bello vedere i risultati sui giovani, perché li costruisci te, nel senso, fondamentalmente il calciatore è già formato, il calciatore è forte, che ha già avuto esperienza a livello internazionale, Serie A, lo devi gestire, c'è poco da insegnargli, qualcosina sì, puoi dargli qualche consiglio, ma fondamentalmente diventi un gestore della squadra, della rosa. Con i giovani sei proprio allenatore, cioè li alleni, il vero senso della parola, alleni. Certo. E visto che si parlava, no, di amplificazione, no, anche della popolarità del futsal, tu parlavi del discorso proprio di spontaneità e genuinità del tutto. Allora io ti chiedo, il calcio nasce e diventa famosissimo perché sport popolare. In un mondo che va sempre di più verso i soldi, comunque sia, e accadono cose tipo la Superlega, che poi non è andata a buon fine, aggiungo meno male, però poi la direzione anche in altri ambiti è sempre quella lì, il futsal potrebbe essere quel mondo un po' più pulito, quel mondo un po' più passionale da trasmettere ai giovani, anche per il discorso che facevi riguardante i giovanissimi nazionali e tutto il resto. Beh, allora, diciamo che... Tu hai detto prima, il calcio a 11 è lo sport popolare in, sì, Italia. Per esempio, come facciamo prima riferimento all'America Latina, lì è più il futsal lo sport popolare. Infatti io ti parlo soprattutto d'Italia, perché poi il discorso economico ha dei limiti. Per esempio adesso c'è in campo la Danimarca, a me viene in mente il campionato danese, che è un campionato molto genuino, perché girano meno soldi, succedono cose che magari in Italia potevano succedere 40 anni fa, quando giravano meno soldi. Quindi è tutto, diciamo, dipendente dai soldi. Nel bene o nel male fanno sempre la differenza, nel bene e nel male. Ora sta alle società, secondo me, decidere che politica, che linea di pensiero portare avanti, perché come vedi poi quando si esagera ci ritroviamo, ecco, un Inter che sì, ha vinto il campionato, ma c'ha quanti miliardi, quanti, sì, milioni di debiti, è quello il problema. Quindi capire se invece si vuole fare un tentativo di rischio tra virgolette e investire un po' più sui giovani. Ti dico un'altra cosa, non è per difendere, diciamo, la categoria, però secondo me bisognerebbe anche puntare un pochino di più anche sul ruolo di allenatore, perché tante volte io ti posso garantire, soprattutto nel futsal, che magari si spendono soldi sì per i giocatori, no, per il giovane che si pensa possa essere un talento, però poi se vai a vedere, ti posso garantire, gli ingaggi degli allenatori sono sempre più bassi, sono comunque, ora non parliamo di cifre astronomiche come la serie del calcio a 11, però nel futsal ti posso garantire che non girano tutti questi soldi. Forse se si cominciasse a dare anche un po' più di importanza al ruolo dell'allenatore, perché poi è colui che costruisce i giovani, di conseguenza si potrebbe poi puntare sempre di più sui giovani, quindi un giovane arriverebbe formato prima per le prime squadre, e magari non avresti nemmeno bisogno di andare a prendere il giocatore già forte e lo devi super pagare, è tutta una conseguenza. Certo, l'investimento alla radice per, esatto, far uscire i frutti buoni, bravissimo, insomma. Bravissimo. Allora, questo discorso lo continuiamo, lo mettiamo in campo virtualmente, perché voliamo su FIFA, pensiamo a Italia-Galles, però da calcio a 5. Vabbè. Quindi adesso noi facciamo questo giochino, chiedo naturalmente a Mattia o a chi per lui di aiutarci da un punto di vista proprio pratico, perché io ti ho già chiesto se sei pratico a FIFA e tutto il resto. Secondo te, prima di andare in campo, ti chiedo, questa nazionale qui, ed è quello che faremo poi adesso in campo, infatti io ti lascerò tranquillamente l'Italia, come la metti in campo per il futsal? Chi sono i 5 secondo te più indicati? Insigne te lo metto subito. Assolutamente. Insigne sicuramente. Ti dico che Giorginio potrebbe essere anche lui indicato come centrale dietro, quindi centrale difensivo volendo.
Spinazzola, mo non è perché prima ne abbiamo parlato, però è un giovane come Berardi che sicuramente sono rapidi ma anche molto tecnici, quindi come laterali di futsal. Anche perché diventerebbe calcio a 11 perché ce ne stanno 6 di Spinazzola in campo. Quindi lui poi? No, beh, loro già un quartetto che potrebbe funzionare. Aspetta, no, che hai detto? Spinazzola. Ho detto Insigne. Spinazzola e Berardi come ali, usiamo come laterali. Okay. E Giorginio comunque si potrebbe mettere anche come centrale difensivo. Sì. Un buon centrale difensivo potrebbe essere tranquillamente anche Bonucci, perché ha i piedi e l'ha dimostrato con i suoi lanci. Quindi Immobile lo lascio a casa, che su 2 partite 2 gol. Ma di che squadra sei tu? Io simpatizzo Lazio. Ah, quindi lascio invece ero un grande bomber, lo lascio. No, ti spiego. Immobile potrebbe essere un buon giocatore, meno da futsal. Meno. Per le caratteristiche, no, del lui gioca molto negli spazi. Lui gioca molto negli spazi, anche se ho visto che con questa formazione col mister Mancini viene anche spesso incontro a giocare di sponda, quindi potrebbe anche volendo provare ad adattarsi in un modulo magari di 3-1 di futsal. Quindi comunque non è detto che rimane a casa con a parte anche perché Immobile comunque la butta sempre dentro, esatto, avere un giocatore la butta dentro è imperdibile. Esatto, serve che infatti sempre. Tutti quanti poi dicevano nelle varie interviste, nelle varie voci dall'europeo, no, che mancava un po' la stella, il top player, il bomber di questa nazionale, ma invece è facilmente individuabile. Subito lui ha ristabilito un ordine, dice: dite così, manca un top player, ok, 2 partite, 2 gol, cioè comunque. Allora lui, per come la vedo io, ma questa ovviamente è la mia opinione, per me i top player hanno altre caratteristiche, però io te la metto così, è sicuramente un top bomber, nel senso è uno che comunque quando ci si avvicina alla porta, dai 15-10 metri dalla porta, è devastante, è letale. Sì. Quindi non, comunque in una formazione. Peraltro lui con Insigne entrambi vengono dal Pescara, se dal non Pescara, sbaglio, di Zeman. Assolutamente. Era, e Verratti pure anche. Verratti, esatto. E Verratti, sì, era il trio, esatto. Zemaniano. Si è trovato questa Ferrari tra le mani all'epoca. Sì, Zeman, effettivamente. E in quello tu parlavi della figura dell'allenatore, poi siamo pronti già di qua su FIFA. Quanto c'è di Zeman in Insigne, Immobile, Verratti, e quanto invece c'è di Insigne, Immobile, Verratti, parlando di Ferrari tra le mani, in quel che di buono ha fatto Zeman al Pescara? Allora, vabbè, diciamo che Immobile è un giocatore che si vede, insomma, che è adattissimo alla filosofia di Zeman, perché come dicevate prima attacca sempre gli spazi, quindi è iperoffensivo. È proprio il suo. Sì. Insigne è uno spirito libero, nel senso che è uno che secondo me non gli devi dare troppi limiti, e quindi comunque, come dicevo prima, con Zeman funzionava, perché ovviamente in una squadra super offensiva, capirai, lui c'ha carta bianca. Con Mancini funziona anche se il modo è totalmente diverso da Zeman, perché gli lascia però quella sua zona di libertà, di azione. Nel senso, sappi, lì è roba tua, fai quello che vuoi, tu per il resto magari devi avere qualche accorgimento in fase di copertura, però poi in fase offensiva, anche se non siamo sfrontati come poteva essere il Pescara di Zeman, sappi che se ti arriva palla lì, perché io mando Spinazzola e Sirzi là, o Locatelli là, o Berardi, tu lì mi devi fare quello che vuoi. Basta. Un giocatore di fantasia, esatto. Deve essere libero di esprimersi. Assolutamente. Andiamo su FIFA. Io sono già pronto. Il joystick mi avevano detto dalla regia che la puoi lì, ed effettivamente. Tra l'altro, lo vedo. Allora, il joystick dietro. Ah, ok, di base. Ma ci tengo a far vedere questa cosa. Esattamente. Sono giocatore 1, quello rosso. Ma io posso chiederti un piacere? Vabbè, no, niente. Vai, tu sei scivolo 88. No, nel senso, io devo usare per forza l'analogico, vero? Perché sono antico. No, puoi farti i comandi. Infatti volevo chiederti con che comandi giocassi. Io li ho ritoccati. Ok. Vai con triangolo. Hai capito che fa sistemare. Federico? Lui? Bara. No, lui no, sì. No. Sì. Ritoccare i comandi. Però Fede, devi assolutamente assistere un secondo, perché io non. Allora, tu adesso vai su. Vuoi farmelo te? Assolutamente, sì, volentieri. Volentieri. Tra l'altro, io chiedo alla chat un pronostico per questa partita, che ricordo mi vedrà impegnato con il Galles contro l'Italia, ma sarà una partita di calcio a 5. Ma tu sarai il Galles? Sì.
L'avevamo anche già detto con grande entusiasmo. Così Bellarte, se ci segue, sicuramente avrà una responsabilità. Esatto. Allora, senti tutta la pressione. Anzi, doppia, Mancini e Bellarte. Esatto. Tiri con quadrato o con cerchio? Allora, tiro con quadrato, però. Con quadrato, quindi comandi di PES, sostanzialmente. Bravissimo. Possiamo dirlo. Nonostante... E le freccette invece che analogiche. Freccette, ok, quindi sei mio zio. Corsa con R1. Sei mio zio. Ma anche tuo nonno. Io ti ricordo che sono rimasta alla PlayStation 2. Comunque potresti essere d'età, perché ho visto queste classe 87, lui classe 99. Andiamo a consegnare questo... Lo zio, questo joystick. Allora, andiamo su, guarda è figata. Allora, Volta Football, ok, poi andiamo su regole speciali, credo. No, era partita singola, vedi, già non mi ricordo. E facciamo calcio a 5. Ti stai invecchiando anche tu, Federico. Esattamente. Calcio a 5, con grande entusiasmo, ci porterà poi sulle nazionali. Quindi ora vai su e poi, ecco, sulla N troviamo le nazionali. Io vado sul Galles. Tra l'altro, a proposito dei nazionali, siamo al 96esimo di Danimarca-Belgio. In questo istante finisce la partita col Belgio che vince in rimonta 2-1 nel segno di De Bruyne. Gol e assist dopo il vantaggio di Yusuf Poulsen. Belgio a punteggio pieno e già agli ottavi, quindi seconda qualificata dopo l'Italia. E Danimarca che è a 0 punti dopo due partite, male. Tra l'altro due sconfitte molto particolari, perché oggi non meritava di perdere la partita che stavo seguendo. Contro la Finlandia, insomma, è successo. Vabbè, di tutto, che è successo. Quindi europeo particolare, dispiace. Beh, sai, anche a livello emotivo, comunque i giocatori ne hanno risentito. Leggevo proprio oggi un articolo che, appunto, in cui si parlava, no, di quanto effettivamente rimarrà come shock anche ai giocatori. Quindi poi effettivamente non è facile, no? No, continuare un europeo con questo stato d'animo, effettivamente. E anzi, ormai, torno a ripetere, dispiace, ma praticamente finisce oggi l'europeo della Danimarca. Sì, beh, ma forse ti dico che anche se oggi, come dici tu, se l'è giocata bene, meritava di vincere, però sa che effettivamente forse quasi ormai il desiderio era più, no, di lasciare andare. Non lo so, andare. secondo me invece, guarda, contro la Finlandia è evidente che se tu torni in campo, ora voglio sapere anche cosa ne pensa Simone, perché contro la Finlandia comunque c'è lo shock, ci può stare la sconfitta. Oggi invece la voglia di rivalsa, e nelle prossime partite anche la voglia di rivalsa, no? Quindi non sono d'accordo quando dici meglio finirlo il prima possibile. Anzi, no, non lo dico, magari era un'ipotesi. Torno, no? A ripetere, secondo me poteva essere una motivazione in più. Però insomma, oggi ha trovato una squadra decisamente più forte. Da un punto di vista proprio pratico, io credo che nei piani della Danimarca ci fosse perdere oggi, ma altre ragioni. Esatto, certo. E vincere contro la Finlandia e vincere contro la Russia erano gli obiettivi per passare il tour. Poi bisogna capire anche le migliori terze, insomma. Beh, diciamo che il Belgio poi è nettamente superiore, non solo rispetto alla Danimarca, insomma, è, come diciamo prima, una squadra piuttosto ostica, no? Di questo non europeo. Beh, sottovalutiamo anche il fatto che al di là di un impatto psicologico c'è anche un fattore tecnico. Esatto. Un giocatore come meno. Ericsson. Esatto, certo. Esatto, cioè, bravo. Non è che ne perdi uno qualunque, esatto, ragazzi. Perdi uno come Ericsson, che ho la sensazione qualche pallone più delicato nel secondo tempo l'avrebbe tenuto, perché poi quando comincia a mancare l'aspetto atletico. Ma no, poi è un giocatore di esperienza, come dicevi te. Il campionato danese non è come il campionato italiano o francese, quindi molti giocatori magari provengono da quel tipo di campionato. Quando in formazione puoi avere la possibilità di inserire uno, due, tre giocatori invece che fanno altri campionati, addirittura Eriksen quest'anno, insomma, campione d'Italia, quindi insomma è sicuramente un giocatore che poteva fare la differenza. Sì. Guarda, io guardavo proprio la formazione della Danimarca, sorprendentemente tra i titolari non c'è nessuno della Superligaen, che poi è il campionato danese. Anzi, tanti Serie A, perché per esempio c'è Mele dell'Atalanta, c'è Damsgaard, in mezzo al campo Delaney, che è del Borussia Dortmund, in porta Schmeichel dell'Leicester, Christiansen del Chelsea, Poulsen gioca in Germania, quindi sono giocatori comunque esperti, naturalmente di un tasso tecnico però meno elevato rispetto a quello di Christian Eriksen e di tutto il però Ribelli. Mi dice anche che giocano tutti in campionati diversi, hai nominato tipo 4-5, esatto, campionati diversi. No, esatto. Quindi caratteristiche di gioco totalmente diverse, sì. Campionato con intensità diversa. C'è Kier, per esempio, che gioca in Serie A. Diciamo che ci sono tre Serie A, due Premier, due Bundesliga, però insomma è una roba molto, molto ibrida. E qui ritorna l'importanza del gruppo poi alla fine, no? Quindi di, esatto, creare quel gruppo che sia complice e anche solidale, se vogliamo, perché in qualche modo, no, ti rende complice poi la solidarietà. Assolutamente. Beh, c'è da dire che comunque hanno dato, questo ci tengo a sottolinearlo, hanno dato una dimostrazione di solidarietà, di oltre che solidità proprio di gruppo, di solidarietà anche quando è avvenuto purtroppo da brividi. Esatto. In quel caso, esatto,
hanno dimostrato quello che devono dimostrare in questo europeo. E hanno dato comunque uno smacco a quello che diciamo prima, al calcio dei soldi, al calcio dei miliardi, che per fortuna ancora esiste qualcuno, esistono giocatori con dei valori che vanno al di là, insomma, dei miliardi e dei milioni che vengono investiti e dati spesso anche, secondo me, troppo a sproposito a giocatori, insomma. Detto questo, parliamo di cose belle, cioè Italia Galles. Allora, vai con X. Fino a qua ci siamo. Azzurro. Le mamma sì, le maglie possiamo tenere serenamente, ecco, queste qui. Ora vedi, abbiamo Magazzino, abbiamo Buenos Aires, dove vuoi giocare? Roma, Roma, giochiamo a Roma. Dai, a Roma. Giochiamo a Roma. Ma in terra. In terra, a Roma è in terra. Cioè, questo è il famoso calcetto di cui lei parlava, perché in realtà il calcio a 5 poi è nato tantissimi anni fa proprio sui campi dei circoli che erano in terra battuta, tipo come il tennis, insomma. Poi si è evoluto piano piano, perché all'inizio la Serie A era così, anche la Serie A non vi mai pensate che era il palazzetto, no, certo, certo, sul certo. Parcheo. Ora vedi tu, nel senso che puoi sistemare i moduli. Solitamente, ecco, io sono più inesperto di te nel futsal, però mi consigliano sempre il rombo. Tu come lo vedi il rombo? No, pure io, infatti, ma come lo cambio? Okay. Così, perfetto. E te lo sistemi. E poi ti fai la tua formazione. Io ora improvviso. Okay. Quindi tutte e due con la strategia del rombo. Sì. Allora. Sì, perché comunque da un punto di vista di calcio a 5 è il più efficace, il più coperto anche, no? Perché sì, il più equilibrato. Esattamente. Comunque l'altra volta voglio raccontare, per venire qua sono passata davanti all'Hotel Parco dei Principi e mi sono imbattuta nella squadra. Secondo voi mi sono fermata? Sì. È logico, perché ho detto, mo qua ti spotto De Rossi. sì, vale. No, ho cercato, poi invece ho visto un gruppo di ragazzini che facevano foto. Con Di Marzio, perché c'è anche questo, insomma. Eh? I cori per Di Marzio, che lì è il Parco dei Principi spesso. No, facevano tutte foto, ho intravisto Mancini, ho intravisto Belotti. Eccolo che lui lo sta per selezionare. Sono curioso di capire. Quindi Giorginio ha beh, no, tu in teoria, tu prima hai detto Insigne. Una cosa è dire e una cosa è fare. Questo è il segreto degli allenatori. Tu questa in conferenza stampa avresti detto una cosa e poi l'avresti fatta un'altra, praticamente. Ok. Beh, pretattica. Beh, questo è proprio perché, cioè, il bene per noi giornalisti, praticamente. Sì, lui va là, capito, conferenza stampa, dice una cosa, magari poi dopo te ne fa un'altra. Che devo premere adesso? Sempre X. Adesso cerchio. Ah, sì, sempre X, va bene. Sempre X. E poi ci siamo. X per andare in campo. Guarda, ti sorprenderai. Adesso è un peccato che non abbiamo il volume, altrimenti c'è lo speaker qua che fa: pubblico di Roma, fatevi sentire. Però guarda che. Beh, comunque. Che grafica, direbbe Martina. Che grafica, direbbe Martina, che se tu sei lo zio, io sono la nonna, capito? Cioè, Natale insieme. Vedi, c'è la squadra da una parte. Una grafica pazzesca. Sì. Sembra devo di dire sul calcio a 5 soprattutto. E vai, adesso si comincia. Ci diamo battaglia con telecronaca di Martina Procaccini. Allora, non mi far fare la telecronaca. Comunque, va bene, ci provo. Se volete posso provare a fare anche una telecronaca. E poi qui, Simone, vanno molto le giocate, i palleggi, basta, le rovesciate. Ma la toglie, Ramsey ancora. Roberts in area dell'Italia. Beh. E la perde. Ha visto, però? Infatti devo capire come si fanno le scivolate. Comunque prima ho detto che... spiega come si fanno le scivolate, Federico. Non con cerchio, con cerchio. Scivolate con cerchio, occhio, perché c'è Immobile dimenticato. Lui ha dei comandi degli anni 90, no, lui ricordi? Nei momenti fa gol, altro che... È quello? Bene. Bale. Bale, pronto Bale, tira, no. Donnarumma la salva. È fallo però, è fallo. No. Donnarumma non può intervenire. Oddio, Donnarumma è lui. Non può intervenire. L'arbitro e si contesta Donnarumma contro l'arbitro. L'arbitro ricorda Maresca, tra l'altro. O Calvarese, uno dei due. Rigore, Ramsey, sul dischetto fischia. Ma che fa Donnarumma? La manda fuori. Adesso stava giocando. Donnarumma non si è spostato, esatto. Ballava la Macarena. Bravo. Vedi, siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, mi sono preoccupato. Verratti, ora c'è Verratti, supera l'altra metà del campo. Bale. Che poi sto facendo una cosa che Simone, se mi allenasse a futsal, mi ucciderebbe, mi toglierebbe Roberts subito. Falsare che sono la palla. Esattamente. Bale è arrivato in gol. Tutta in rete. La palla, no? Perché tu mi insegni che lì va chiaramente colpa. No, io si può molto calcetto. Si può fare, alzare la palla, okay. Magari per un cambio di gioco, per verticalizzare più rapidamente, se diciamo nella zona cieca della squadra avversaria è un uomo libero. Però ora c'è Insigne. È più consigliato ovviamente tenere palla a terra. E intanto occhio perché è arrivato. Anche questo è lo schema da calcio rete. A 5,
palla dentro su Immobile, che devo dire sta facendo un bel Immobile lavoro. Niente, segna. Allora, se questa è una previsione, Immobile segna anche la terza partita. No, se questa è una previsione, l'Italia prende gol dopo 10 partite e non mi piace la previsione. Dopo 10 Speriamo minuti? Che, no, dopo 10 partite dieci che non prende gol. Esatto. E questa è la cosa. E quindi siamo a un passo dal record. Okay, sì, vorrei no, evitare. Ok, certo. No, infatti. E prende anche il secondo gol. Vabbè, c'è da ricordare che questo però è a 5, quindi comunque immagino si segni anche di più. Chiaramente. Un motivo in più per avvicinarsi al calcio a 5. Esatto. Comunque, a proposito di calcio di soldi, invece abbiamo visto che cosa è successo e che meccanismo ha avviato Cristiano Ronaldo togliendo la bottiglia di Coca-Cola dalla conferenza stampa, che è tipo il main sponsor dell'evento, Coca-Cola. Non vedo il mio giocatore. Però voi dovete essere bravi a concentrarvi nel giocare e a rispondere alle mie domande. Assolutamente, guarda adesso. Cioè, se no, veramente. Posso fare lo scalpo a Donnarumma? Ah no, non si può. Oddio. No, ma come è passata? È truccato. È evidente. Guarda, c'è sto vizio. Chiedo scusa, non voglio vedere. Federico, per una volta vediamo. Fare questa cosa quando viene un ospite. Ah, no, è colpa dei difensori. Guarda. Che Donnarumma l'ha respinta sulla barriera. Quel joystick. È così. Comunque, quindi, e dopo? Chi è l'altro che ha tolto Lineken e Pogba. Ma sai che forse Pogba, infatti, ha tolto la birra Lineken praticamente, sì, sempre dalla conferenza stampa. Tra l'altro leggevo un danno stimato per la Coca-Cola tipo di milioni di euro. 4 miliardi. Esatto. E poi io l'ho trovata una cosa spocchiosa, fuori luogo, che non mi è piaciuta e che peraltro poi ha dato avvio ad altre cose. Poi Pogba. Vai a capire perché. Però, ecco, okay. E io li voglio arrivare. Però ora ti dirò una notizia che magari non tutti si ricordano. Non tutti sanno che. No, Ronaldo fece la pubblicità per la Coca-Cola. Per la Coca-Cola, sì. Quindi io non vorrei che dietro ci sia un qualcosa. Allora, due sono le ipotesi possibili tra le mille. Uno, che intanto comunque vuoi o non vuoi, intanto tutti parlano della Coca-Cola, quindi ha fatto ancora più pubblicità. E l'altra cosa è che magari ci stava qualche cosa in sospeso, passata. Rispetto, esatto. Postumo. Però è anche vero. Mazza, che salvataggio! È anche vero che è vero che se ne parla e quindi c'è la pubblicità, però poi. Bello, secondo gol di Immobile. Però giro. Poi Doppietta. Si parla di qualcosa di quotato in borsa e se perde valore in borsa. Effettivamente, di certo però poi le ha perse, esatto. Perché ha avuto un crollo. Ma già hanno presentato domanda di. Come si dice? Gli hanno fatto causa. Chiaramente. E chissà però che cosa gli verrà fatto. Sicuramente il gesto non era positivo. Anche ora io non so se lui era però già in diretta, quello è da capire. Cambia tanto, Sì, però era in diretta perché lui ha detto non bevete Coca-Cola, bevete acqua. Ma non so se l'ha detto che era in diretta proprio, che aveva cominciato, oppure... O se era nel pre-conferenza stampa. Ma era già ripreso, anche se poi magari molte conferenze stampa Ragazzi, sono comunque però, in diretta. Ragazzi, però sei il pre, perché non è sei Cristiano notizia. Ronaldo, certo, cioè, certo. Sei Cristiano Ronaldo agli europei, non sei Gino a piazza... Perché ovviamente Gino avrebbe riscosso tutt'altro sapore. Secondo me Gino nemmeno l'avrebbe spostata la Coca-Cola, sarebbe aperta e bevuta. No, Gino stava con un vinello, sai, tipo quelle le fogliette, come le chiamano i vecchi romani, ma forse sono troppo vecchi. Sono usciti meme ovunque, per esempio quello di Nainggolan, che sposta la Coca-Cola, esatto, che è l'unica cosa analcolica presente sul tavolo. E ci ha scherzato lui in primis, meraviglioso. E invece poi Pogba ha tolto la birra perché nella sua religione sono vietati gli alcolici. Quindi poi dopo la buttiamo anche sulla religione, cioè dopo insomma diventa una situazione. Beh, diciamo che però se tu ci pensi sotto sotto non è così assurdo, nel senso quello che ha fatto Ronaldo o Pogba, nel senso è un po' pure strano il fatto che in una competizione di sport e gli sponsor siano la Coca-Cola e la birra, che sono due bevande totalmente lontane dallo sport. Posso pensare a Gatorade, posso pensare a Red Bull, ma insomma. No, sono d'accordo. La birra Coca-Cola, cioè. Tutto questo se non avesse fatto però già la sponsor della Coca-Cola Ronaldo qualche anno fa. Esatto. Perché allora tu sei il primo a non dover accettare una sponsor del genere. Cioè, certo, stona per quello. Atleta, che poi lui proprio famoso per la vita sana, addirittura lui fa
si toglie tutti i dispositivi, tutti i device elettronici prima di dormire dalla sua stanza per avere totalmente relax, per non avere insomma condizionamenti elettronici che come sappiamo le luci blu, le luci bianche insomma compromettono un po' la qualità e la facilità con cui prendere sonno. E quindi insomma tutto entra un po' in contrasto, no, poi con questo gesto. Tanto bail ancora. Bail. Infatti io non posso pensare nella sua buona fede proprio perché c'è no, tutto. No, ma poi lui è un provocatore, dai, non si può pensare alla buona fede. E intanto vanno sugli spalti che in realtà è un marciapiede. Esatto, bisogna dirlo chiaramente. Mi piacerebbe sapere che piazza è. Ma a me, io sai che riesco a, come me la immagino, quale mi immagino? Piazza Fontanella Borghese. Potrebbe essere. E io ti dico che invece sì. A me mi sembra più il piazzale davanti al Museo Borghese. Dentro Villa Borghese. Ah, ok. O magari è inventata. Sicuramente. Che forse è l'ipotesi più accreditata. Perché c'è un po', a me sembra che ci sia un po' di tutto. Cioè strade che hanno fatto un miscuglio. Oh. Non entra più, ragazzi. Tanto ancora bene. E poi 4-3 stiamo, porta, ma non è che cioè, ho visto adesso il risultato. Immobile, again Immobile, la passa a nessuno. Immobile deve cambiare, basta, stanco. No. Contro le leggi donna della fisica Roma. Questa conclusione di Bale, va detto con grande chiarezza, direbbe Caressa. Comunque qual è il rigore? No, però. Una volta rigore, pure a me. Sì. L'intervento dell'arbitro. Le proteste. Guardate, da parte di... guardate il labiale del portiere un po' tipo what the fuck, visto come faceva un po'. Sì, con... sembrava Franklin di GTA 5. Ah, adesso tu. Guarda, adesso balla a okay, ballare. Freccetta in alto. Ecco, per non farmi vedere dove Immobile va verso la tripletta, ma. Però vabbè, non avevo proprio mirato là. Però. No, lo so, segnare rigori su questo gioco, soprattutto in questa modalità, è praticamente impossibile. Quindi. Diciamo, è già un obiettivo prendere la porta. Esatto. Sì, esatto. E se la prendi c'è il portiere in teoria. Ma è sempre Bale la palla, ma. Ancora lui, o il codino. Sì, almeno qui è il codino, nella realtà la prima l'ha giocata con... Il codin divino, a proposito, tu prima parlavi di top player e dici no, però secondo me Immobile non è un top player, è un top bomber, bello. Intanto c'è il bello. Gol. Lo sai perché è bello? Perché ha calciato malissimo, io pensavo uscisse. Però è andata all'incrocio. Però invece è entrata, è riuscita. Oh, che fa? Il balletto, prova a farlo tutti, ti sloghi una spalla, sicuro. Ah, ok. Se lui è un atleta, può. Allora lo faccio. E chi è invece un top player pure del passato? Beh, del passato non perché adesso sia uscita la serie su Baggio, ma per mamma me mia. Da sempre è il mio idolo. Considera che tutt'oggi ho nel salone di casa mia conservati i miei primi scarpini in assoluto, che all'epoca ero piccolo quindi non lo sapevo, che erano gli scarpini di Baggio, quindi con la firma di Baggio che faceva all'epoca la Diadora, e per me lui, e nonostante io sia laziale, ti dirò Francesco Totti. Per me Francesco Totti è un altro che ne nasce uno ogni, non lo so, 50 anni. Beh, perché comunque poi al netto della fazione, diciamo, della squadra, poi comunque è una bandiera, no? Sì, trovami però un altro bandiera. Laziale che ti dice questo. No, infatti siete pochissimi. Il discorso, mentre qui la partita finisce... Finisce per 6-3. Sì, però è stata bella. È stata bella che lui. Beh, speriamo che proprio questa non sia di previsione. No, assolutamente no. Perché io provo a fare più un gioco proprio di calcio 5, che qua non era fattibile. Speriamo che i tre dell'Italia ci siano. E quindi che sia un altro 3-0 di fila. Sì, qui lo dico e qui lo sottolineo. No, sarebbe un bel record arrivare senza reti subite. È vero, è vero. Tra l'altro, l'Italia del 2006 ne subì 2, un autogol e un calcio di rigore. Quindi. So, ma guarda, per me basta che vinciamo. Possiamo anche prenderne 3 a partita, certo, fino alla finale. Poi certo. Se ne facciamo 4 ogni volta. Chiudendo il discorso su Totti, non ci dimentichiamo che si parla di calcio. Prima di essere tifosi di una squadra, si è amanti di questo sport, se ami il calcio non puoi che amare chi lo esprime in modo genuino, in modo... Di classe e comunque diciamo che sicuramente modo. Totti ha sbagliato tante cose nella sua carriera che probabilmente poi gli hanno però in primis se l'ha pagato lui, secondo me, mm-hmm. Nel senso comunque gli hanno precluso la possibilità di vincere tanti riconoscimenti che avrebbe potuto vincere, ricordiamo insomma anche il famoso sputo, no? Sì, proprio agli europei, esatto, che all'epoca probabilmente quell'anno lui era candidato al pallone d'oro. Quindi tante cose sicuramente non sono state d'esempio per tanti giovani.
E quindi è normale che poi una tifoseria come quella laziale, quindi diciamo opposta a quella Avversaria, romanista, esatto, certo. coglie Esalta poi questo. l'occasione, Sì, coglie sì, sì. l'occasione per odiarla ancora di più. Però, come hai detto bene te, cioè, poche persone sanno esprimere lo sport, questo tipo di sport, il calcio a 11, in una certa maniera, e quando ti capitano non puoi non sottolinearlo, cioè nel senso, puoi essere della Roma, la Juve, ma se Certo. davanti c'è un fenomeno, a prescindere dalla maglia che indossa. Sì, però infatti questi sono discorsi un po' come mi piace definirli da politicamente corretto, andando un po' a ricordare quel bel dibattito tra me e te, tra il politicamente. No, però scherzi a parte, effettivamente sono rari perché è chiaro che poi il bello del calcio è anche un po' Anche no, se quella secondo me controversia sana, no? io vado oltre il tifo, cioè per la mia No, visione di ma questo è calcio, assolutamente giusto. è ovvio che io amo il calcio, ma prima di essere tu sei un simpatizzante laziale, io posso dire di essere un tifoso della Roma, per esempio, ma No, ma io ero tifoso nasco, della Lazio, poi piano poi piano. simpatizzante, no, io nasco come tifoso della Roma, poi crescendo, naturalmente anche il lavoro, la passione del commentare il calcio ti portano ad essere più imparziale. E per come poi ti rendi conto di vivere il calcio, non ragionano tutti in questo modo, io ti dico che metto davanti al tifo proprio la passione per questo sport. E quindi per me va prima di tutto, non è politicamente corretto, è semplicemente No. un ragionamento che si può fare rispetto ad altri. Anche se tendenzialmente però è una cosa difficile, un successo che non si ottiene sempre perché effettivamente è un successo, cioè un ragionamento Guarda, del io ti dico una genere, cosa, io penso che però non si... Baggio Sia amato da tutti a prescindere. Lo colloco al di sopra di tutto, di tutti, perché io penso che sia l'unico giocatore che, al di là, vabbè, tutti conosciamo la storia, insomma, gli infortuni che ha avuto, avrebbe dovuto smettere tanti anni prima, eppure nonostante i dolori, la cosa ha sempre continuato e ha sempre continuato ad altissimi livelli. Ma Baggio è uno di quelli che ovunque è andato è stato amato, non ha mai lasciato una scia negativa da parte di tifoserie, di squadre dove magari aveva giocato prima, e soprattutto ovunque è andato ha reso più o meno nella stessa maniera, nel senso, era un fenomeno quando aveva la maglia della Fiorentina, così come con l'Inter, così come con la Juve, in ogni squadra in cui ha giocato. E su questo sicuramente Totti, noi Vabbè, non non possiamo abbiamo la sapere, ha fatto controprova, il nel massimo. senso. Sono due calciatori diversi e hanno fatto scelte diverse, inevitabilmente, perché Baggio, se non fosse Baggio e non si fosse fatto amare come poi è riuscito a fare, sicuramente potrebbe essere considerato un mercenario, per esempio, no? Al giorno d'oggi, perché è uno che si è fatto Però comunque, posso dirti, sì. non so se comunque riuscirei a definirlo un mercenario perché è uno che è riuscito anche a rimettersi in gioco, nonostante una batosta psicologica a fine carriera non Il indifferente, mondiale del 2002? andando a giocare al Brescia Sì, 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 e ha sì, sì. fatto la differenza al Brescia. Cioè, quando tu vai a giocare in una squadra come il Brescia, non stai giocando con compagni di squadra che potevano stare nel Milan, nella Juve, Pienamente nell'Inter. d'accordo, ma infatti parliamo di una persona prima che di un calciatore straordinario. Poi ovviamente Bologna e troppe sì, squadre. no, 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 ha giocato davvero ovunque e allora diventa il calciatore di tutti, è Roberto Baggio, però torno a ripetere, se si tralascia tutto il background che abbiamo di Baggio e si analizza soltanto dove ha giocato, potrebbe passare come mercenario. Quello Quindi sì. sicuramente da quel punto di vista lì, l'opposto rispetto a un Totti che fa tutta la carriera per scelta, lui lo disse inizialmente e l'ha portata avanti, pro e contro, perché Secondo me ha fatto inevitabilmente. bene. Ti dico la mia, secondo me ha fatto Sì, bene. insomma, ognuno anche qui ha i suoi punti di vista, no? Avrebbe potuto vincere se avesse giocato, però poi c'è anche chi ti dice, magari nel Real Che non Madrid, sai come avrebbe potuto esatto, rendere. Magari non cambiava rende. l'habitat suo ideale, Dicevamo quindi. quello, no? Baggio ha giocato bene ovunque, e Che ci sono poi lui è giocatori che molto se giocano insieme, protagonista. dicevamo prima, C'è da dire che rendono. forse un difetto di Totti è proprio che è molto protagonista perché è abituato ad esserlo in una città come Roma. Quindi magari togliergli questa Esatto. centralità che a Roma ce l'ha, magari a Madrid non avrebbe avuto, potrebbe Esatto. aver cambiato, diciamo, quelle che Poteva erano le sue, influire influire anche su tante negativamente, cose, magari, no? esatto. Appunto, perché sì, ce l'ha questo protagonismo che è forse stato a volte il suo difetto, poi alla fine il suo, se gli ha E in dato un tante po'. cose forse anche un po' il limite della Roma, secondo me. E qui si potrebbe continuare Beh, sì, proprio infatti perché potremmo diciamo, fare. qui si pario. Assolutamente. E quindi Sì, proprio qua per ci vorrebbe questo, Costanzo. A proposito di sono. Roma, che ora curerà la comunicazione, potrebbe... Costanzo che dice:
sipario, appunto, perché vedremo. Intanto, ragazzi, purtroppo anche siamo oggi è arrivato tutti questo triste momento, quindi io inizierei con molta calma i ringraziamenti innanzitutto a Simone Ferraris per la disponibilità e per la tanta competenza che ci ha mostrato oggi parlando di tutto. Grazie a voi, è stato semplicemente un piacere, un enorme piacere e un onore, grazie mille a voi. E anche per farsi portavoce di questo sport che non è calcetto ma è futsal. Oppure calcio a 5, perché quello che è praticato all'aperto è comunque calcio a 5. Ma io stasera giocherò a calcetto, perché è un altro sport, bisogna dirlo chiaramente, bisogna dirlo con grande chiarezza. Grazie a Martina, nonostante Martina, però comunque ringraziamola. Grazie a Federico, nonostante è Federico, gli si vuole bene, un bravo ragazzo, guardate, ma sto scoprendo che è pure forte a FIFA poi, la pazzesco. Prima partita ci ha figurato. Pazzesco, ma soprattutto grazie a internet, come dicevamo inizialmente, e quindi... Also known as, cioè Aka, Mattia, Nicolò, Marco, Andrea, Tuzia, Quapelata, Corcerchietto, Fuxi, eccoli qui, li vedete, i computer, le bottigliette d'acqua, le tazze, mi torni su quell'inquadratura lì? Ci sia, eccoci qui. No, questa invece è brandizzata atleta. E questa qui invece è brandizzata, guarda, facciamola vedere anche a casa. Sellallero, che comunque, insomma. Allora io voglio far vedere la mia. Belli di casa, che bella di casa. Bella di casa. Ma come ti dice tua nonna? La maglietta di Insigne, non di certo tu, insomma. Ma comunque, va bene così. Mattia, puoi chiudere tutto. Alla prossima. No, però ricordiamo una cosa. Dove possono rivedere questa intervista? Questa intervista ovunque. Ovunque, YouTube, ovunque, Instagram, ovunque. Facebook, il nostro sito atletanews.sport, profilo Instagram di Federico. Ah no, quello no. No. Però seguitelo perché è un bel ragazzo, un bravo ragazzo. Se seguite Martina smettete. Esatto, toglietemi il follow e seguite Simone. Simone Ferraris, che tra l'altro mi dicono che su Instagram sei Simon_Ferraris, esatto. Quindi lo diciamo a schermo, non lo vedete ma potete comunque immaginare. È sempre questi nomi un po' diversi, mio banale come sempre. Ma in realtà perché Simone già esisteva, non so chi sarà. Ma io anche volevo chiamarmi Federico Marconi, non c'era. Fede Marconi normale non c'era. E quindi _ all'inizio, _ alla fine. Insomma, in qualche modo si fa sempre. Ma tra l'altro c'è anche il nostro moderatore della chat che sta spammando qualsiasi cosa in chat. E quindi arrivederci. È stato un piacere. Guarda Martina, chiedi tu, perché io tanto l'ho già fatta la mia chiusura. Ma io guarda, la mia chiusura è invitare Mattia a chiudere tutto. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!